Dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni, lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone, gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro». Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea, incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui nel quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste». Beh, la domanda che ci nasce spontanea all'inizio di questa lezione, su questo brano del Vangelo, è: che cosa c'entra questo racconto, che pare più un racconto di cronaca? Che cosa c'entra con la tematica della fede? Perché questo brano risponde a che cos'è la fede? Vedete, la domanda di che cos'è la fede è una domanda così importante perché in qualche maniera ha a che fare con quel dramma che tanta gente vive, perché dice: «Io non ho la fede, io penso di non avere la fede, io credo di non avere la fede», oppure «io non ho la fede». Perché forse c'è una grande confusione su che cosa sia la fede. Allora, quando uno pensa di avere la fede, o pensa alla fede come qualcosa che dovrebbe entrare dentro la sua vita, immagina immediatamente qualcosa di sensazionale. Qualcosa che irrompe dentro la sua esistenza e gli cambia la vita. Qualcosa che irrompe dentro la sua quotidianità come qualcosa di unico, di ripetibile, che attira la nostra attenzione e sconvolge completamente le nostre prospettive. I frutti sono quelli, cioè in qualche maniera c'è uno sconvolgimento della nostra fede, in qualche maniera c'è un capovolgimento di tutto il nostro esistere. Ma sapete come accade tutto? Nella maniera più umana possibile. Nella maniera più orizzontale possibile. La maniera attraverso cui il cielo viene incontro a ciascuno di noi, la maniera attraverso cui Dio interroga il cuore di ciascuno di noi, è in maniera orizzontale. Guardate, vi sottolineo qualche espressione per farvi capire. I due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Cioè, i primi discepoli nascono perché gli viene una curiosità da un discorso che sta facendo Giovanni il Battista. Non c'era un occhio di bue che seguiva Gesù sul mare di Galilea, tutto spento, dice: «C'è un occhio di bue su Gesù, forse lo dobbiamo seguire». No, si incuriosiscono da un discorso che sentono fare a Giovanni il Battista, che era il loro maestro. O più avanti: «Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia", e lo condusse da Gesù». Ecco il primo passaparola della storia, la prima evangelizzazione della storia. Più avanti: «Incontrò Filippo e gli disse: "Seguimi". E più avanti: «Filippo incontrò Natanaele e gli disse: "Abbiamo trovato colui che hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret". E Natanaele gli rispose: "Ma da Nazaret può venire mai qualcosa di buono?". E Filippo gli rispose: "Vieni, vedi, verifica". Vedete, in realtà Dio ci raggiunge attraverso una banale quotidianità, una normalità che
quasi quasi dovrebbe scandalizzarci. Oh, stiamo parlando di Dio, stiamo parlando di Gesù Cristo. Come fa Gesù Cristo a irrompere dentro la nostra vita senza usare qualcosa che abbia la dignità di Dio? Qualcosa che sia meraviglioso, qualcosa che attiri immediatamente la nostra attenzione? No! Guardate che tutto quello che abbiamo letto in questo brano del Vangelo lo potremmo tradurre anche così. A volte basta la lettura di un libro, di una frase, il testo di una canzone, un tramonto, il discorso di qualcuno. Cioè, attraverso degli elementi che sono assolutamente normali, Dio irrompe dentro la nostra esistenza, e si insinua dentro la nostra storia. Ma vedete, in che senso entra dentro la nostra storia? In che senso si compromette con la nostra quotidianità, con la nostra vita, e ce la cambia, ce la stravolge? Tutti noi pensiamo che la fede sia un concetto, qualcosa da capire. Invece, se vi leggete il Vangelo, vi accorgete immediatamente che la fede è un verbo di movimento, è un'azione, è qualcosa che accade, non è qualcosa di racchiudibile. Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: seguitemi. Oppure Gesù camminava sulla sponda di questo mare, di questo lago, e mentre sta facendo questa passeggiata viene raggiunto da questi discepoli che gli fanno una domanda. Vedete, accadono delle cose in movimento, perché la fede è qualcosa che asseconda la nostra vita. La nostra vita è continuamente in movimento. Quello che abbiamo vissuto oggi, domani non lo rivivremo. Per quanto noi possiamo fare sempre lo stesso mestiere o studiare le stesse cose, se noi stiamo preparando un esame e quindi ripetiamo sempre lo stesso capitolo, ad esempio, domani mattina, quando ci rimetteremo a leggere quel capitolo, non sarà come il giorno prima, speriamo, cioè speriamo che sia meglio, cioè magari l'abbiamo anche memorizzato, perché cambia tutto, cambia il contesto, cambia quello che stiamo vivendo, c'è un movimento. Bene, la fede non è qualcosa di fermo, è qualcosa che si mescola con questo movimento. Quindi se tu lo vuoi fermare con un concetto, se tu vuoi riassumere Gesù Cristo con una formuletta, tu lo ammazzi. E tu ti allontani da quello che è il Vangelo, tu ti allontani da quello che è innanzitutto la fede. La fede è l'azione di un rapporto con qualcuno che esiste, che è vivo. E la prima azione di Gesù nei confronti dei discepoli non è dare risposte. E questa è una cosa che noi non sopportiamo, perché cerchiamo la fede come qualcosa che deve dare risposte alla nostra vita. È giusto, sì, è vero. Come qualcosa che metta un po' di certezza, è lecito sperare questa cosa, ma innanzitutto Gesù entra dentro la nostra vita facendoci delle domande scottanti. Dio entra dentro la nostra storia suscitando innanzitutto le domande prima delle risposte. Che cercate? Dice a questi discepoli. Che cosa volete? Quanto è bella questa domanda. La sta rivolgendo il Signore questa sera anche a ciascuno di noi. Ma che cosa cerchi tu da quella relazione? Che cosa cerchi tu da quello che stai studiando, dalla tua vita? Che cosa cerchi tu questa mattina che ti sei svegliato, che stai vivendo questa cosa? Che cosa vuoi? Che cosa desideri? Che cosa ti sta a cuore? Che cosa ti interessa? Perché se uno non ha chiaro che cosa sta cercando, se uno non ha chiaro che cosa vuole dalla propria vita, anche la risposta più giusta, la risposta più meravigliosa del mondo cadrebbe nel nulla, sarebbe nullificata, sarebbe sprecata. Noi abbiamo bisogno, prima delle risposte, abbiamo bisogno delle domande giuste. Ricordatevi, la fede si insinua dentro la nostra storia inquietandoci, con un punto interrogativo, ci mette in crisi. Gesù, prima di mostrarsi come via, verità e vita, innanzitutto ci domanda: che cosa vuoi tu? Dove stai andando? Chi sei? Qual è il senso della tua storia? Che cosa desideri? Che cosa ti può rendere felice? Fa domande. Noi abbiamo paura delle domande. Noi vorremmo le risposte, punto e basta. Perché le domande implicano fatica, le domande implicano smontare delle situazioni, le domande ci lasciano un senso di precarietà, di vuoto. Eppure noi non possiamo fare a meno, se vogliamo essere davvero credenti, che partire dalle domande. Dobbiamo avere il coraggio di accettare che Gesù ci inquieti, che Gesù entri dentro la nostra storia e la metta in crisi, la smonti. Ora, questi discepoli si sentono spiazzati da questa domanda di Gesù e gli domandano qualcosa che può sembrare banale: dove abiti?
dove abiti? Oh, se voi siete convinti che quello è il figlio di Dio, che quello è il Messia, la cosa che gli domandi è dove abiti? Ma domandagli qualcosa, no? Qualcosa di più serio. Dove abiti? E Gesù, anche in questo caso, li invita a fare un'esperienza. Non risponde a questa domanda. Li provoca a fare un'esperienza. Venite e vedrete. Guardate che è quello che capita a noi quando decidiamo di credere seriamente. Perché la prima caratteristica della fede è che è un dono. Ma non un dono cieco, punto e basta, che nella vita di qualcuno c'è e nella vita di quell'altro non c'è. È un dono che va chiesto con tutto noi stessi. Questi discepoli che alla fine si mettono sulle tracce di Gesù e lo trovano, in realtà sono trovati da questo Gesù. Perché prima ancora che loro potessero dire qualcosa a questo Dio che irrompe dentro la loro storia, è questo Dio, questo figlio di Dio che gli domanda qualcosa. Chi sei? Che vuoi? Che cosa cerchi? Quindi quando uno dice non ho la fede, domandala, perché la fede è un dono. Domandala con insistenza. Abbiamo ascoltato anche nel Vangelo di oggi, no? Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato. Con insistenza, domandatela questo dono della fede. E sappiate che più domanderete questo dono della fede, più aumenteranno le domande dentro la vostra vita, non le risposte. Quindi non dite che non avete la fede semplicemente perché avete delle grandi domande e non avete le risposte. È l'inizio della fede. La fede inizia dentro la nostra vita con delle grandi domande. Con delle grandi domande. Ma poi non basta avere delle domande, bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo a quel tragitto. Perché le domande da sole demoliscono. Ma le domande che accompagniamo fino in fondo al cammino, a un certo punto poi ricostruiscono. Cioè, ciò che ricostruisce poi è la risposta a quella domanda. Ora, se uno demolisce e basta, non sta facendo una cosa buona. Se uno dalla fede si prende solo l'inquietudine, fa bene ad allontanarsi dalla fede. E gli fa male, perché non funziona più nella vita. Allora, uno che sta con Gesù, uno che decide qualcosa di diverso dentro la propria vita, decide di prendere sul serio questo invito di Gesù, venite e vedrete, cioè dovete farne esperienza. La fede è esperienza. La fede è esperienza, non è concetto. Nella storia della Chiesa c'è un'immagine bellissima che ci fa capire questa cosa. I pellegrini, quando volevano cambiare vita, quando decidevano qualcosa di nuovo dentro la propria esistenza, lo sapete cosa facevano? I pellegrinaggi. Si mettevano in cammino, andavano da qualche parte. Perché durante quel tragitto facevano esternamente qualcosa che poi capitava dentro, interiormente a loro. Compivano con il corpo un'azione che stava accadendo dentro ciascuno di loro. È bello come sia una forma esterna il pellegrinaggio di un cammino che in realtà capita dentro ciascuno di noi. Oggi noi andiamo a Lourdes, andiamo a Međugorje, andiamo a Fatima, andiamo ai grandi santuari, no? Mariani e non, che ci sono intorno a noi. Perché facciamo questo? Perché ci mettiamo in cammino? Perché inconsapevolmente stiamo prendendo sul serio questo invito di Gesù. Venite e vedrete. Lasciate il sicuro dei vostri ragionamenti, lasciate le calure delle vostre case, dove tutto funziona ma tutto non vi rende felice. Lasciate la perfezione dei vostri calcoli, che sono perfetti, ma che vi hanno tolto il sorriso. Riprendetevi la gioia, e per far questo dovete mettere in crisi l'equazione che avete stabilito della vostra esistenza. Dovete ricominciare da capo, dovete cominciare un cammino. Bene, chi crede è uno che cammina sempre, non uno che si sente arrivato. Il giorno in cui vi sentite arrivati, quello è il giorno in cui siete autorizzati a dire non ho più fede. Non ho più fede, ma il giorno in cui vi sentite invece manchevoli, dubbiosi, confusi, in ricerca, significa che la fede sta lavorando dentro ciascuno di voi. Seguitela, non vi tenete semplicemente quella rosicchiatura che ci dà la confusione o la paura. Andate fino in fondo alle cose. Ecco, Gesù ci guida in tutto questo cammino. Ma come comincia questa grande storia? Questa grande storia della fede, per passaparola, questi discepoli, quell'altro va dal fratello, gli dice, senti, mi sa che ho trovato uno che o si è bevuto il cervello o dice la verità, vieni a vedere, arriva Pietro, tu non sei più Simone, tu sarai Pietro. Secondo voi che cosa ha capito Simon Pietro da quell'espressione quel giorno? Niente, assolutamente niente.
Simon Pietro ha capito qualcosa di quelle parole di Gesù sicuramente 30 anni dopo, quando poi si è trovato sul Colle Vaticano a dare la vita per quel maestro. In quell'istante forse avrà capito che cosa significa essere Pietro. O non vi meravigliate che di tutto questo discorso, oh Gesù, il primo giorno lo incontrano, dorme con loro, la mattina si svegliano e dice andiamo in Galilea, incrociano Filippo, Filippo lo dice a Natanaele. Ma scusate, che vi siete detti in quelle ore, in quei giorni? Non lo sanno, non se lo ricordano, non lo scrivono. E perché? Perché non è tanto importante il contenuto di quelle cose che si sono dette. Non se lo ricordano nemmeno loro. Quando saranno tornati alle loro case, avranno detto abbiamo incontrato qualcuno. E che vi siete detti? Non lo so, però abbiamo la sensazione che questo sia qualcosa di diverso. Devo andarmene, devo cominciare un cammino. Devo cominciare a fare qualcosa di diverso. Nessuno di loro sapeva che cosa sarebbe stata la loro vita. Nessuno di loro poteva immaginare che cosa sarebbe accaduto in quei 3 anni in cui Gesù sarebbe rimasto con loro. Nessuno lo sapeva. Lo seguono, punto e basta. E questa, mi dispiace, è la stessa rassicurazione che posso darvi io questa sera. Io non lo so dove ci vuole condurre il Signore rivolgendoci questa parola. Non lo so che cosa sta facendo il Signore ogni volta che celebriamo la messa, che lo ascoltiamo, che lo prendiamo sul serio. Forse anche per noi ci sarà un calvario, forse anche per noi ci sarà una croce, un martirio, ci saranno dei problemi, ci saranno delle incomprensioni, ci saranno delle solitudini. Non lo so. So soltanto però che noi non possiamo fare a meno di seguire Lui se lo crediamo, se crediamo in Lui. Questa è la fede. La fede è seguire Lui pur sapendo che a volte gioca a carte coperte. Però vedete, in questa grande storia, l'unica cosa che ci aiuta a vivere bene questo cammino è sentirci addosso non semplicemente l'attrattiva di un estraneo, ma l'attrattiva di qualcuno che forse non ci spiega tutto fino in fondo, ma ci fa sentire addosso il fatto che ci ama. Guardate che noi cristiani non abbiamo il gusto del macabro per esporre un crocifisso. Se noi guardiamo il crocifisso è perché ci ricordiamo che questo Dio ci ha amato talmente tanto da morire per ciascuno di noi, per questo vale la pena ascoltarlo, per questo è credibile ai nostri occhi, per questo vale la pena mettere in gioco le cose, perché uno che ti ama dando la vita non può fregarti, non può raccontarti storie, perché paga in prima persona, solo l'amore è credibile. E Gesù gioca questa carta di credibilità nei confronti di ciascuno di noi. Noi lo seguiamo, noi ci mettiamo in gioco, non soltanto perché ci sta a cuore trovare una risposta a quello che il nostro cuore preme come domanda, ma troviamo la forza di far questo perché sappiamo che ci ama. Ecco, questi sono i capisaldi della fede, la verità e l'amore. La verità che ci fa domande, che ci mette in cammino, l'amore che è la motivazione per cui le cose valgono la pena. L'amore che è la forza che troviamo ogni mattina per ricominciare da capo, per non avere paura, per vincere le vertigini che tante volte ci prendono, o quelle chiusure. Queste due cose non dobbiamo mai dimenticarle dentro la nostra vita. Perché se togliamo la verità e ci teniamo solo l'amore, trasformiamo la fede in sentimentalismo. E non ce ne facciamo niente del sentimentalismo. Ma se alla verità togliamo l'amore, diventiamo talebani, diventiamo dei fondamentalisti, ci facciamo male, diventiamo integralisti nel senso che usiamo la verità non come qualcosa che costruisce, ma come qualcosa che diventa disumano. Solo queste due cose messe insieme rendono la fede qualcosa di vero. Bene, il cristiano è uno che deve andare continuamente in equilibrio su queste due cose. E questa è la verifica più bella, che Gesù questa sera ci rivolge attraverso questa parola. Vedete, c'è un particolare di questo racconto che mi commuove sempre. È il particolare degli sguardi. Gesù, fissatolo, gli disse. È pieno di questi sguardi il Vangelo. Sapete che cosa rappresentano gli sguardi? Le cose non dette. Ci sono delle cose che tu non esprimi a parole, ma che le capisci senza nemmeno parlare. A volte Gesù
ci fissa nella vita, senza usare parole o ragionamenti. Usa delle circostanze della nostra vita per metterci gli occhi addosso, e tu ti senti addosso che quello che stai vivendo non è banale, che quella storia che stai vivendo non è banale, che quella difficoltà che stai vivendo non è banale, che quel dolore che stai vivendo non è banale, sono come gli occhi di Dio puntati su di te. Ti senti addosso la serietà della vita, ti senti addosso l'intensità della storia che stai vivendo. Ma vedete, la fede non funziona senza la libertà. Non è qualcosa che fa Dio e basta. È qualcosa che Dio fa insieme con noi. Perché se non c'è questo insieme con noi, la fede non serve a nulla. Dio non ci salva senza di noi. Questa è la terza caratteristica della fede, la libertà. Se non c'è la libertà, allora non funziona niente dentro la nostra vita. Questa è una bella domanda, ma noi siamo liberi? Che cos'è la libertà? Che cosa significa essere liberi? Fare come facciamo noi? Che usiamo Dio come quella via di fuga, no? Siccome non ce la facciamo più, chiudiamo gli occhi e diciamo: se esisti, fammi cambiare le cose, se esisti, fai cambiare tutto, vediamo se esisti. Poi non cambia niente, allora non esisti. Noi facciamo così. Guardate, quella è magia, non è fede. La fede è ricordarsi che noi siamo una mano e Dio è quell'altra mano. Dice: le cose io le faccio insieme con te, non senza di te. Quindi vedete, questa grande opportunità della fede non è qualcosa di separato dalla nostra storia, è qualcosa di mescolato con la nostra storia, perché la libertà fa parte della nostra storia, ha a che fare con le nostre relazioni, con le nostre famiglie, con il nostro lavoro, con le cose che facciamo. Vedete, è fin troppo facile e semplice essere cristiani qui, qua dentro, dentro le mura di una chiesa. Ma la cosa più difficile è essere cristiani fuori da questa chiesa, perché fuori dobbiamo saper coniugare le mani di Dio con le mani nostre, la nostra libertà con la sua grazia con la nostra libertà. Ricordandoci una cosa importantissima, che il garante di questa fede, e questa è la quarta caratteristica della fede, il garante della nostra fede è Gesù Cristo, non noi. Voglio farvi capire per bene questa cosa. Se noi pensiamo che la fede è un meccanismo che ci siamo costruiti da soli per addomesticare le nostre paure, aveva ragione Freud, aveva ragione Marx. La religione è l'oppio dei popoli. Ma c'ha ragione Marx, perché certe volte veramente usiamo la religione come oppio. Siccome abbiamo paura di qualcosa, ta-da, usciamo dal cilindro Dio. Perché devo sopravvivere. Lo metto là, così io posso sopravvivere. Devo poter pensare che esiste qualcosa per andare avanti. Ma la fede di cui vi sto parlando non è né oppio, né addomesticare le paure, eccetera. Anzi, certe volte è proprio il Signore a farci trovare il coraggio di affrontarle certe paure, di entrarci dentro, anzi, proprio di provarle certe paure. La fede di cui vi sto parlando è una fede oggettiva, non una fede soggettiva. Per questo un cristianesimo senza delle cose oggettive non è cristianesimo, è antidolorifico, non è cristianesimo. Capite che un cristiano che non ha i sacramenti, cioè non ha qualcosa di oggettivo a sé, è un cristiano che è abbandonato al proprio soggettivismo, sta usando della propria religione a immagine e somiglianza di se stesso. Un cristiano senza la parola di Dio è un cristiano che si fida dei suoi pensieri, non di quelli di Dio. Quindi possiamo parlare di fede solo e soltanto quando facciamo questo salto di qualità dal nostro soggettivismo a qualcosa che è oggettivo a noi. La fede funziona quando il garante è Gesù Cristo. E noi abbiamo almeno due cose fondamentali che rendono oggettiva la nostra fede: i sacramenti e la parola di Dio. E questa è un'altra caratteristica della fede. Sappiate che aumenta, immaginate che sia come questa candela, no? Che nel buio della storia noi abbiamo una candela in mano. Quella candela illumina tutte le tenebre? No, però quell'uno o due metri quadri intorno a te comincia a vederci, a non andarci a sbattere alle cose. Però questa candela, non so se ve ne siete mai accorti, ha una cartuccia all'interno, è fatta di cera, di olio. Come facciamo a riempire quest'olio? Perché ogni tanto si consuma, E quando si consuma l'olio poi non si accende più questa candela. Anche la fede è così. Soltanto la preghiera e la parola di Dio
aumentano la nostra fede, la ricaricano. Quindi se noi non abbiamo una vita di preghiera, se noi non abbiamo al centro della nostra vita la parola di Dio, a un certo punto ci è rimasto semplicemente una candela spenta in mano. Io ce l'ho la fede. E sai che te ne fai di una candela spenta? Nulla. Assolutamente niente. Ma, e sto arrivando alla conclusione, una delle caratteristiche che tante volte ci dimentichiamo è che la nostra fede rimane imperfetta quando non diventa carità, quando non diventa amore. C'è un luogo reale e teologico dove quello che crediamo diventa vero, e quando amiamo. Per questo l'interrogativo più importante del cristiano è: so amare? Che cosa significa amare? Sto amando? Questo è l'interrogativo più serio, perché se la fede non diventa amore, rimane imperfetta. Se la fede diventa amore, allora è quella fede perfetta. È la fede che funziona, la fede che ci salva, la fede che guarisce. Bellissimo come nella Sacra Scrittura è detta questa cosa. Se un tuo fratello è nel bisogno e tu gli dici a tuo fratello: vai in pace, saziati, e poi non gli dai il pane di cui ha bisogno e l'acqua per dissetarlo, io ti dico che in realtà tu non hai usato la tua fede e tu hai abbandonato tuo fratello. Cioè, perché vi sto dicendo questo? Perché se tutto quello che crediamo non diventa qualcosa di pratico, pratico, proprio pratico, che ha a che fare con la gente che è intorno a noi, che ha a che fare con le cose anche più banali della nostra vita, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che ci fa male. Ricordatevi, la fede è imperfetta finché non diventa carità, finché non diventa amore. La prova del 9 della nostra fede è l'amore, la prova del 9. L'ultima caratteristica, che sembra quella un po' più sdolcinata, ma non è così. L'ultima caratteristica della fede è che è una sorta di antipasto, di anticipazione del cielo. Sapete perché non è sdolcinata? Perché soltanto quando tu credi veramente, così con tutto quello che ci siamo detti fino adesso, a un certo punto percepisci una gioia e una pace che non è assenza di conflitto. Noi pensiamo che la pace sia assenza di problemi. La pace e la gioia di cui vi sto parlando è qualcosa di molto più profondo. È qualcosa che non è legata a quello che viviamo intorno, a quello che c'è intorno a noi. Non è legata a quanto siamo bravi, buoni, belli e intelligenti. È qualcosa che è piantata dentro ciascuno di noi e che nonostante la vita nessuno può strapparci. Ecco, se volete capire che cos'è la vita eterna, dovete prendere quel pezzettino di gioia che di tanto in tanto, quel pezzettino di pace che di tanto in tanto sentite dentro il vostro cuore ed elevarlo all'eternità. È una sensazione di pienezza, è la sensazione di uno che non si sente sbagliato, che si sente al posto giusto, al momento giusto, che avverte di essere davvero un prodigio, che comprende fino in fondo che la sua vita ha un senso. A volte ci sono pezzettini in cui avvertiamo questa cosa. Beh, il regno di Dio è prendere quel pezzettino e tirarlo all'eternità. In questo senso la fede è un'anticipazione. E meno male che è un'anticipazione, perché altrimenti sarebbe solo uno sforzo. No, ogni tanto c'è la soddisfazione di credere. Cioè non è semplicemente uno spingerci verso Dio, ma anche un Dio che si spinge verso ciascuno di noi. Anzi, la stragrande maggioranza del lavoro la fa Dio. Mi piace sempre usare questa immagine, e concludo. Che è l'immagine del bambino che sta insieme alla mamma. Dalle mie parti si usa fare la pasta fatta in casa, no? Avete mai visto una donna che, non lo so, impasta il pane o fa la pasta fatta in casa? Comincia a prendere questa pasta, a fare, no? Poi si avvicina il bambino e dice: ma io voglio dare una mano. In realtà sta dando fastidio. Eppure la mamma lo prende, se lo mette davanti con un panchetto. E mentre la mamma sta impastando, pure quel bambino ci mette le mani in mezzo, no? E il bambino è convinto poi che quando si sono seduti a tavola, quella pasta l'ha fatta lui. Dice: lo sapete che quella pasta l'ha fatta Giorgio? Oh, bravo Giorgio, ma... Tutti sappiamo invece che il grosso l'ha fatto quella mamma. Guardate che nella nostra storia sembra che stiamo a fare tutto noi, sembra che siamo noi, che tutto il mondo poggia su di noi. Calmi, state calmi. Le nostre sono mani piccole dentro delle mani molto più grandi, che sono le mani di Dio, che sono le mani di una madre.
che sì, ci mette in mezzo, ci fa sentire la soddisfazione di partecipare a tutto questo, che non ci umilia, che non ci dice faccio io. No, fai anche la tua parte, piccola che sia, anche se a te sembra grandissima, piccola che sia, ma ricordati che ci sono queste mani più grandi e questo, amici miei, ci rasserena, perché per quanto possiamo fare danni con questa pasta fatta in casa, c'è qualcuno che raddrizza tutto, raddrizza la cottura alla fine. Chiediamo questo oggi al Signore, che possa attraverso questa parola farsi spazio dentro ciascuno di noi, che possa imprimere dentro la nostra vita delle cose pratiche. La prima, che la fede in questo mondo, se non c'è, è perché noi non stiamo facendo questo passaparola, così come l'hanno fatto i discepoli. Passaparola, non mettetevi sulle piazze e cominciate a convincere la gente di qualcosa. Passaparola. Uno guardando noi, fissando qualcuno, gli viene questa voglia, questo dubbio, questa necessità di cominciare a credere, di cominciare a mettersi in gioco. La seconda cosa, che la fede è una cosa seria e che non si crede a casa propria, ma lasciando la propria casa e cominciando a fare qualcosa che è totalmente diverso, che è mettersi in gioco. Quando dico lasciare casa propria significa lasciare quello che abbiamo vissuto fino al giorno prima e ricominciare invece un cammino fuori, secondo quello che il Signore ci indica. Lo chiediamo per intercessione di qualcuno che si è fidato veramente in grandissima quota parte, che è Maria, perché possa sempre accompagnarci in questo nostro cammino.